Monica Menchi, pistoiese, attrice di lungo corso, regista, ha una scuola di teatro. Fra due giorni, cioè venerdì, ci sarà l'omaggio ripetuto a Edith Piaf alla Fortezza Santa Barbara, ma di questo parleremo dopo. Prima vediamo di conoscere più da vicino chi è Monica Menchi. Intanto, come è nata la passione per il teatro e quanti anni fa? La passione per il teatro credo sia nata con me fin da piccola. Io ho sempre amato il teatro, ma anche fare altre cose. Non è che da piccolo ho iniziato a fare teatro, però mi piaceva la danza, ho fatto tanti anni di danza classica, cantare, perché quindi sono entrata in un coro, poi piano piano prendi coscienza, vai avanti e verso i 10 anni guardavo la televisione o mi portavano a teatro e decisi io voglio fare l'attrice. E come è iniziato? Con una scuola, andando, facendo le recite dei bambini? No, in realtà iniziò, vinsi un premio inaspettato perché andai da sola a Firenze per il premio Pollo d'Oro. Ai tempi c'era questo premio di teatro, pittura per i giovani fino a 19 anni e io portai due poesie di García Lorca da sola. Se le recitava, il giorno dopo chiese mio padre, dico tanto danno degli attestati, non mi volevano portare perché dissero a dove, invece arrivai seconda e poi da lì ho cominciato con il dottor Afanelli, che è stato un primo maestro che ha creato il GAD. Poi sono entrata in accademia, da lì poi ho cominciato la Silvia D'Amico e da lì poi è cominciata la professione. Quante recite, se a mente si possono ricordare, sono state fatte? No, non me lo ricordo, però parecchie, tante. Ho lavorato anche, una delle esperienze più belle in 4 anni della mia vita è stato nell'ex Jugoslavia, allo Stabile di Fiume, dove ho avuto modo di incontrare attori e registi di straordinaria bravura, dove veramente ho imparato tanto. Prima di parlare dello spettacolo, dell'omaggio a Edith Piaf, diciamo qualche titolo di qualche lavoro fa. Quello a cui ora tengo in maniera particolare, a parte di Edith Piaf, è La vita accanto, che è tratto dal romanzo di Maria Pia Veladiano, che ho autoprodotto poi 3 anni fa per la regia di Cristina Pezzoli e con la drammaturgia di Maura Del Sera, quindi una cosa, diciamo, di donne, anche di origine pistoiese, e ne è nato uno spettacolo straordinario che ha ricevuto anche dei premi e che ha girato l'Italia in tournée. E ora replico a breve il 7 di settembre a Villa Magia e poi a Prato al Borsi. Ecco, invece la regia è quasi uno sbocco naturale per molti attori, per te com'è stato? Allora, in realtà poi io avevo fatto domande per entrare in accademia come regista, perché la regia la trovo la forma proprio più bella, no? Più completa, anche se poi potremmo stare qui a ragionare ore su come fare regia, come lavorare con gli attori, ma non avevo esperienza perché a 20 anni non è che hai un bagaglio culturale tale da poter permetterti di entrare ed essere scelta come regista, quindi fui scelta come attrice anche al Centro Sperimentale di Cinematografia, poi scelsi l'Accademia, poi diventa naturale anche perché stai vicino dei registi, li ascolti, vedi come lavorano, parlo di quelli veramente bravi, e cominci a metterti in gioco e a provare, piano piano vedi che il tuo lavoro di regista si trasforma, potrei dire che quello che facevo 15 anni fa adesso non lo farei più, no? Tutti gli errori, ma anche gli errori che faccio ora, magari fra 10 anni, non li faccio. Allora, domani l'altro, venerdì, alle 21:30, alla Fortezza Santa Barbara, va in scena l'omaggio a Edith Piaf. Come è nato questo spettacolo? Perché Edith Piaf? È nato tanti anni fa, quando ho incontrato Edith Piaf, quando insegnavo arte scenica alla Mabellini per degli spettacoli, quindi è stato il primo incontro veramente importante con Edith Piaf. Poi è stata una ricerca mia continua che è sbocciata nel 2015, quando ricorreva il centenario della nascita di Edith Piaf. Lì ho cominciato
a studiare ancora di più il materiale suo, la sua autobiografia, i pezzi delle canzoni, poesie, per cercare di fare poi un percorso composito della sua vita dalla nascita fino alla sua morte, in prima persona. Abbiamo scelto i pezzi più importanti, fondamentali del suo percorso artistico, delle canzoni. Infatti i miei compagni fondamentali e indispensabili sono Daniele Biagini al pianoforte, che ha curato tutti gli arrangiamenti delle canzoni, Yuri Ricci alla fisarmonica, Antonella Brumelli è la voce e io sono la voce di Edith Piaf e la cantatrice. Dico cantatrice perché la cantante è Antonella Brumelli. Io mi limito a cantare e a parlare in prima persona come se fosse Edith Piaf, però ecco, non c'è assolutamente la velleità di imitarla, è un omaggio, quindi non è che noi pensiamo di poter imitare una cantante straordinaria e la voce straordinaria di Edith Piaf. C'è da ringraziare qualcuno per la messa in scena di questo spettacolo? Sì. Allora, a parte volevo dire che questo è uno spettacolo che ogni volta cambia, quindi le persone che sono venute a vederli al Teatro Buonalapina troveranno uno spettacolo ancora diverso, perché io non riesco a fissare le cose, mi piace l'evoluzione. Devo ringraziare una persona che mi ha scelta, ed è Giampiero Tommasi, che è il direttore artistico dell'Estate in Fortezza, l'Istituto Radiologico Oncologico di Firenze, perché gli incassi vanno devoluti all'Istituto Radiologico, quindi questo mi preme perché è una cosa importante, al di là dell'arte. La beneficenza ha sempre un suo valore intrinseco. Sempre.